un bel po' di tempo fa, tipo forse anche un paio di mesi, vi ho fatto tutta una carrellata di prodotti Astra. A questa carrellata era seguito un giveaway. Tra l'altro mi spiace tantissimo perché la ragazza che ha vinto poi mi ha detto che il pacchettino non le è mai arrivato. Se lo sarà intascato qualcuno delle poste, mi spiace molto. Nel giveaway, cioè nel video, vi avevo detto che a quel video sarebbe seguito un video applicazione, ovvero non tanto un video recensione dei prodotti, quanto un video nei quali vi faccio vedere come li applicavo magari per la prima volta. Questo è il video, penso che verrà molto lungo, forse addirittura lo spezzerò in due, non lo so, se no vabbè, se è lungo ve ne vedete un pezzettino un giorno, un pezzettino un altro giorno, in cui vi faccio vedere tutti i prodotti che ho utilizzato. Così a memoria mi pare di ricordare che i miei prodotti preferiti siano, Harry sta impazzendo perché vuole uscire, la cipria, il correttore in penna e il gloss, così a mente. Poi magari nel video invece dirò dell'altro, però questo è il pensiero del momento. L'unico prodotto che non mi è piaciuto è quello che ho provato oggi, ovvero questo ombretto in mousse blu, è l'Astra Soul Color Waterproof Eyeshadow. Nel colore potrebbe essere il 31, ma non lo so. Comunque è questo colore che di per sé non è affatto un brutto colore, anzi, però steso sulla palpebra rimane tutto a chiazze, non è per niente omogeneo ed essendo di un colore così scuro è proprio difficile da utilizzare, almeno per me che sono impedita. L'ho però sfruttato come base per quest'altro trucco che ho poi realizzato con la palette invece Sleek. E le è venuto fuori una cosa carina secondo me, però grazie più agli ombretti Sleek che non a questo. Ho fatto una cosa molto veloce, sto andando a cena dalla mia amica, quindi è proprio un gioco quello di oggi, però l'effetto non mi piace, cioè l'effetto non mi dispiace se sovrapposti i due colori, da solo questo è proprio bruttino. Comunque vi lascio al resto del video. Non so neanche se ho messo i saluti in fondo, se non li avessi messi, fate finta che io vi abbia già salutato, vi metterò un ciao magari. Noi ci vediamo al prossimo video, vi saluto, ciao! Iniziamo, buongiorno, oggi con la prova dei prodotti Astra, come avevo detto nel video in cui avevo fatto l'haul. Iniziamo dal fondotinta compatto che si presenta così, sollevo la sua plastichetta, uso la spugnetta e vado a stendere il prodotto. Allora devo valutare se il colore è adatto alla mia carnagione adesso essendo un po' abbronzata, ma mi sembra di sì. È un pochino più chiaro, ne userò pochino giusto per andare a uniformare e poi scurirò eventualmente con della terra. Allora è estremamente fluido, molto molto fluido, cioè non ha una consistenza particolarmente compatta, ecco. La coprenza c'è, non mi sembra eccessivamente stuccoso. Quindi continuiamo con la sua spugnettina. E questa è l'applicazione. Proseguiamo adesso con un altro, ripongo la spugnetta, chiudo, chiudo. Proseguiamo adesso con un altro prodotto sempre di Astra, che è il Fluid Cover Pen correttore liquido. Allora immagino che come tutti gli altri prodotti in penna vada girato finché non esce. Giro, giro, giro. All'inizio non esce mai, poi c'è normalmente l'esplosione iniziale per questi prodotti. Esplosione. Eccolo, ok, andiamo a metterne qui e ai lati del naso. Io lo pulisco poi sempre in fronte normalmente il correttore quando ci sono eccessi. Ah, ecco, questo invece è di una texture molto molto leggera. Ricorda un po' il Garnier per farvi capire quello che mi piace tanto, quello in roll. Mi piace, ah, ok. Molto molto leggero come prodotto, fresco. Mi piace, sembra ci sia una buona coprenza delle occhiaie. Non è un prodotto pastoso, è liquido, fresco e di facile stesura. Ok,
questi due finora mi sono piaciuti, forse più il correttore che non il fondotinta. Poi un altro prodotto che andiamo a provare adesso è la cipria compatta. Andiamo a fissare fondo e correttore. Forse sfrutterò di più questo fondo quando sarò un po' più chiara, perché mi sembra che abbia lievemente schiarito il mio viso. La cipria in compenso è parecchio scura. La applico non col suo applicatorino, ma con il mio pennello solito da cipria. Ecco, la cipria è abbastanza scura, quindi va bene per questo periodo. Fronte. Si sta alzando il vento, vado a cipriare ancora un po'. Ecco, la cipria mi sembra molto carina. Purtroppo, essendo un po' scuretta, la sfrutterò probabilmente fino a tutto settembre e poi basta. Però, vabbè, è una cipria estiva. Bella, mi piace. Ok, frattempo ho portato avanti il make-up. Proviamo per oggi l'ultimo prodotto, che è questo Bronze Skin Powder Terra Compatta, che io però utilizzerò probabilmente come illuminante, come ho già accennato. Non ho messo blush oggi, solo terra. Vado a prendere con lo stesso pennello con cui ho steso la terra un po' di questo bronzer e lo applico solo nella parte superiore delle guance, laddove non ho steso il fard, quindi ecco, mi fa un po' da terra, un po' da illuminante. Vediamo un po' se sì, l'effetto illuminante c'è, è molto leggero, è molto delicato, quindi come già avevo intuito, lo utilizzerò probabilmente. Ho anche messo, devo aggiustare il trucco. Anche messo così non è male, dà un effetto veramente lieve, lieve, lieve. Non so se voi in camera lo vedete. Comunque, molto, molto, molto lieve. Lo proverò a utilizzare a questo punto anche proprio come terra e non come illuminante. Al prossimo pezzettino di video. Ciao! Quindi, continuiamo con la prova prodotti Astra. Oggi andiamo a provare il fondotinta. Fondotinta fluido, effetto naturale. Il mio colore è il... Non lo capisco, però mi sembra abbastanza scuro, ecco, quindi sì, dovremmo riuscire a fare una prova decente. Il viso è pulito, non ho correttore, non ho base, non ho niente, quindi questo è l'effetto proprio solo fondotinta. Allora, prima impressione, stendere molto in fretta, perché di qua ne avevo poco e si è asciugato subitissimo. Di là ne ho messo di più, quindi dovrò andare a pareggiare l'effetto. Allora, la copertina c'è, è scuro, quindi è un fondotinta sicuramente da estate, inizio autunno, insomma, quando c'è ancora colorito. Non so voi per quanto rimanete abbronzate. Ok, il colore mi sembra giusto, non so se l'ho di asfalsato lì in camera, ma il colore è giusto. Vado a proseguire con il trucco e vediamo dopo a trucco ultimato cosa viene fuori. Ok, trucco ultimato. Ho messo un po' di eyeliner, il mascara, la cipria di Astra la sto adorando. Questa mi piace veramente molto. Andiamo a provare il rossetto adesso. L'effetto, scusate, del fondotinta non mi sembra ha fatto malaccio, tra l'altro. Adesso andiamo a provare questo Astra rossetto matte, il colore 13, che è questo bel fucsia sparato. Lo provo oggi che ho la t-shirt bianca, ho il trucco minimal, quindi posso usare con un rossetto spara flashing. Non so con precisione cosa intenda Astra con rossetto opaco. Tra l'altro vedo che in camera l'effetto colore è un po' strano, in realtà è molto più carino dal vivo. Lì mi sembra stia ingiallendo i denti, però
Dal vivo è molto più caruccio, comunque non è sicuramente un rossetto opaco di quelli che intendiamo noi, del tipo Ruby Woo o Relentlessly Red, ecco, no, assolutamente opaco, nel senso che non ha brillantini, quello sì. È comunque un colore caruccio, me lo devo vedere un po' addosso, adesso poi esco, vedo un po' com'è la luce del sole. Sole, insomma, oggi è un po' copertino. Comunque, questo è il risultato e ci vediamo al prossimo pezzettino di video. Ciao! Oggi di Asta vi faccio vedere l'applicazione di questo correttore. A differenza degli altri prodotti, questo l'ho già provato ieri e devo dire che ne sono rimasta entusiasta sul serio perché copre le imperfezioni veramente in maniera ineccepibile. Allora lo metto da un lato del viso e dall'altro no al momento, in modo da farvi vedere le differenze. Allora vado semplicemente con il dito. Sia ieri che oggi avevo delle occhiaie abbastanza impegnative. L'abbronzatura, visto il tempo di schifo che sta facendo, ormai se n'è bella che è andata quel poco che c'era, e quindi l'occhiaia è bella bella visibile. Quindi è tornato il correttore. Non so se mi verrà lo stesso effetto di ieri, però secondo me la differenza si nota e anche parecchio. Mi concentro qua sulla zona del blu dipinto di blu, picchietto, levo la ciglia e voilà. Non so se voi notate la differenza, ma io sì. Proseguo con il resto del trucco. Con questa matita di Astra, la numero Vatte la Pesca, questo colore qui, ah, 0303, ecco, c'è scritto qui, voilà. Con questa matita di Astra, per l'appunto la 03, ho realizzato in questi giorni un trucco che mi dà molta soddisfazione, ovvero questo. Praticamente, sugli occhi applico lo stesso bronzer che metto sulle guance, quello illuminante di The Balm, e poi traccio semplicemente la linea, vabbè, non ho specchi, non faccio casino, la linea sotto con questo colore. Mi sembra che dia un bel colorino agli occhi e stavo pensando, visto che io porto sempre pochissimi trucchi in vacanza, guardando, stavo pensando di portare con me o questa o una matita turchese. Adesso vedo un po' a seconda di come di quali top, di quali vestiti porterò, proprio per stare la sera, non stare a truccarmi troppo, però con un po' di colore bronzato sugli occhi che posso prendere dal bronzer, per l'appunto, e un tocco di matita colorata, già il trucco secondo me è fatto senza avere troppi arzigogoli. Questo per l'appunto è realizzato con la numero 3 di Astra, è un bel colore, una buona tenuta, i prezzi di Astra sono contenuti, quindi ecco, se siete alla ricerca di una matita verde, questa 03 io vi consiglio di andarla a provare e acquistare. Al prossimo trucchetto, ciao. Altro prodottino Astra, oggi mettiamo il matitone labbra, il numero 03. L'ho già provato in un'altra occasione, in un altro paio di occasioni, ed è molto molto bello. Eccolo qui, devo dire che ha anche una veramente un'ottima durata, sembra un rossetto opaco, a me piace molto. Voilà, eccoci adesso al gloss, questo non è quello che io avevo ricevuto, ma bensì quello che avevo già, ne erano praticamente identici, quindi ho pensato di regalare l'altro e tenere questo. Allora, così ho fatto una passata veloce, volendo con una matita sotto magari si può amplificare l'effetto, però essendo molto pigmentato non volevo nemmeno andare a spennellarci troppo sopra. Comunque questo è l'effetto, molto 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 carino, molto 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 carino. Andate a dare un'occhiatina ai prodotti Astra, ciao!